Questa sera l'incontro con l'autore, parliamo di le mafie nel pallone. Ma esistono le mafie o non esistono le mafie nel calcio? Purtroppo esistono le mafie, esistono anche nel calcio. Se il movimento delle mafie in Italia produce un fatturato di circa 150 miliardi di euro, nel libro abbiamo provato a calcolare quanto vale il comparto calcio e per induzione siamo arrivati a una cifra in percentuale di circa 15 miliardi, quindi il 10%. È un fenomeno emergente che noi abbiamo contribuito, diciamo, non dico a scoprire, ma insomma a valorizzare, perché delle cose bisogna parlare e con le cose bisogna fare i conti. C'è anche la mafia nel calcio. La giustizia o i mass media di questo problema ne parlano e ne parlano pochissimo. Sì, diciamo che da quando io ho scritto il libro ho visto altri fenomeni di convergenza, perché ad esempio ho denunciato il caso di almeno 7 società del Salento in cui i dirigenti sono anche membri della Sacra Corona Unita, della nuova Sacra Corona Unita, e la Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un fascicolo in cui praticamente ha ribadito le mie stesse cose, quindi mi auguro che la via giudiziaria possa servire a far emergere i fenomeni che io denuncio nel libro.